Allora, buonasera, grazie per essere venuti, tanti di voi sono venuti anche alle conferenze, alle visite guidate precedenti, quindi è segno che insomma in qualche modo abbiamo intercettato il vostro interesse. E questa sera abbiamo scelto questo argomento non ovvio, non facilissimo, perché la pittura di quadratura, ma è stato scelto perché è una specializzazione pittorica tipicamente bolognese, tipicamente, insomma, che caratterizza molto, che la produzione molto caratterizzata dalla produzione bolognese. E quindi ci è sembrato giusto, insomma, affrontare questo problema. E anche perché questi sfondati inquadratura, quindi con queste rigorosissime inquadrature prospettiche sui soffitti, molto spesso sono, non so per voi, quantomeno per me, anche abbastanza difficili da vedere, perché rimanere a lungo, studiare i dettagli, guardando in alto, insomma, intanto sono lontani e poi diventa un tipo di visione anche un pochino faticosa. Allora abbiamo chiesto a Gerardo Moscariello di raccontarci la storia della tradizione prospettica, che come vi dicevo è proprio un po' una specificità, a un certo punto diventa una specificità bolognese, e grazie a Gerardo e a tutta una serie di fotografie che ha appositamente fatto, anche recuperato, finalmente riusciamo anche a vederli con comodo, un pochino più da vicino. Gerardo ha studiato a Bologna, di formazione bolognese, e si è laureato in lingua e letteratura francese per poi passare o convertirsi, se vogliamo, alla storia dell'arte, e quindi si è laureato in storia dell'arte e ha fatto la specializzazione e ora il dottorato di ricerca, seguito dal direttore della fondazione, il professor Andrea Bacchi. E per sabato immagino che siate già tutti allertati sul fatto di arrivare con un pochino di anticipo, e se vi trovate bene, se in fondazione vi sentite a vostro agio, vi faccio presente che giovedì prossimo, questo giovedì alle 5:30, presentiamo un volume di uno studioso giovane ma assai affermato, Mauro Minardi, che coniuga, diciamo, la storia dell'arte e Proust. Quindi, se volete, vi proponiamo anche questo ulteriore incontro. Poi so che tanti di voi si sono già iscritti per martedì prossimo, e martedì prossimo è la quarta puntata di questo ciclo di conferenze, e a quel punto, insomma, ci saluteremo. E vi auguro, insomma, che sia interessante come le altre anche questa sera, ma sono sicura di sì, e lascio a Gerardo Moscariello. Buonasera. Ecco, buonasera a tutti e bentrovati, grazie per essere anche oggi così numerosi. Vorrei sentitamente ringraziare Elisabetta Sambo per la sua presentazione, ma ringraziarla anche insieme a Luca Mattedi per avermi voluto qui oggi. Ma visto che ci aspetta un percorso assai denso, ricco di eventi e di personalità da svolgere, io partirei senza ulteriori indugi, volendovi chiarire le ragioni del titolo che ho scelto per il mio intervento. Hanno il loro nido, anzi la reggia, in codesta città, è l'espressione che Carlo Cesare Malvasia, nella sua Felsina pittrice, dedica ai pittori bolognesi di quadrature, volendo attribuir loro un ruolo fondante per la nascita di un genere nuovo, quello della quadratura, in questa città, e in tal senso il nido, ma altresì un ruolo determinante per gli sviluppi di quest'arte pienamente seicenteschi, ecco, in questo senso la reggia. Ma mi pare necessario, sin da principio, provare a spiegarvi cosa si intenda per quadratura e chi siano dunque i quadraturisti.
un termine questo in effetti di uso esclusivo di questa, della nostra disciplina, della storia dell'arte, e un termine che peraltro entra anche tardi nella letteratura artistica. E per provare a spiegarvi cosa sia la quadratura, vorrei giovarmi di una delle prime, se non forse la prima definizione proprio vocabolaristica di cui abbiamo traccia, cioè la definizione tentata da Filippo Baldinucci nel suo Vocabolario toscano dell'arte del disegno. Filippo Baldinucci, ecco, prima vi ho nominato Carlo Cesare Malvasia, che ormai è un nome con il quale voi tutti state iniziando ad acquisire una certa confidenza, una certa familiarità, ma vale la pena ripetere che il letterato bolognese fu autore, per l'appunto per la prima volta nel 1678, della Felsina Pettrice, che è il più importante resoconto delle vite dei pittori bolognesi. Filippo Baldinucci potremmo considerarlo, ecco, in quest'ottica un po' l'omologo fiorentino di Malvasia, più giovane, di circa 8 anni, ma anche egli autore, come Malvasia, di un resoconto delle vite dei pittori fiorentini, cioè le notizie dei professori di disegno da Cimabue in qua. E ecco, nell'81, all'Emma Quadratura, nel suo Vocabolario toscano dell'arte del disegno, Baldinucci scrive che è il ridurre in figura quadra o inquadrato, e quadratura trovasi esser detto all'arte del dipingere prospettive, cioè dipingere di quadratura, che par voce non molto propria. Ecco, va spiegata, perché così è una definizione un po' complessa. Il ridurre in figura quadra è una citazione, Baldinucci sta citando il suo illustre antesignano Vasari, sapete, il più importante biografo della storia della letteratura artistica, il quale nell'introduzione alle tre arti del disegno, nelle sue vite, si riferisce al lavoro di quadro semplice come quel lavoro appunto di squadratura delle superfici o di cubatura dei volumi che viene condotto, stando a Vasari, con la squadra e con le seste, cioè col compasso. Ed ecco che Baldinucci sembra voglia dirci che il pittore di quadratura, prima di dipingere col pennello, dipinge per l'appunto con la squadra e col compasso, perché alla realizzazione di una quadratura è sottesa la realizzazione di un rigido, studiato, rigoroso impianto prospettico, una griglia prospettica sulle cui direttrici il pittore può dipingere le architetture. E invece, chiosando che par voce non molto propria, Baldinucci sembra tradire un certo imbarazzo, cioè sembra che non sia davvero convinto della definizione che sta dando. E questo ce lo spieghiamo alla luce del fatto che probabilmente ancora nel 1681 l'uso di questo termine non si era del tutto sedimentato nella letteratura artistica. In effetti la quadratura nasceva come genere propriamente detto ai principi dello stesso secolo, ed evidentemente al culmine dello stesso l'uso non era ancora del tutto sedimentato. Ma vi dicevo, è una definizione anche incompleta. In verità Baldinucci lascia molto ad intendere, cioè nulla ci dice sulla natura precipua dei soggetti, sulle tecniche, e dunque vorrei io integrarla per chiarirvi cosa intendiamo quando parliamo di quadratura, che non è già il semplice dipingere di prospettive, ma il dipingere complesse prospettive architettoniche ad affresco, e dunque sulle pareti, sui muri, ma specialmente sulle volte e sui soffitti dell'invaso architettonico, scorciate, chiaro, quando parliamo delle volte e dei soffitti, di sotto in su. È come dire, un'espressione che tipicamente gli storici dell'arte utilizzano, ma capirete bene, cioè da guardare dal basso verso l'alto. E sin da subito vorrei anche chiarirvi questo aspetto, che sarà poi determinante durante questa presentazione. Il quadraturista tende a specializzarsi in maniera esclusiva nella pittura delle architetture, e dunque necessita, specie con l'evoluzione di questo genere che vede l'introduzione della figura umana, ma anche delle forme vegetali, della figura animale, di un pittore specializzato nel disegno di figura, che per questa ragione chiamiamo figurista. Quindi capite che è un lavoro di coppia che viene svolto da un quadraturista e da un figurista.
Ecco, questo vale per la quadratura propriamente detta, cioè come genere, ripeto, che si costituisce ai principi del Seicento. Ma in verità la storia dell'arte ci fornisce innumerevoli esempi di architetture dipinte, di prospettive dipinte. Io ho provato a selezionare per voi una serie stringata di esempi, concentrandomi su circostanze che vedono come soggetto della rappresentazione le architetture protagoniste, cioè davvero autonome o quasi. E inizierei mostrandovi degli affreschi che ai nostri occhi oggi appaiono davvero sorprendenti. Questi affreschi provengono dal cubiculum, cioè la camera da letto, di un ricco e sofisticato romano che individuiamo in Fannio Sinistore, e furono ritrovati ai principi del Novecento nei pressi di Bosco Reale, cioè poco a nord di Pompei. Questi affreschi oggi si trovano al Metropolitan Museum di New York e sono allestiti in questo display che ci permette di apprezzare la composizione originaria, idealmente ricostruita, di questa stanza. E vedete come, cioè siamo intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo, come le architetture acquisiscano qui davvero una piena autonomia, nel senso che questi affreschi sono del tutto epurati dalla presenza della figura umana, contribuendo peraltro a creare un effetto quasi straniante, concedetemi l'espressione, quasi metafisico, no? in senso ante littera. Ma vedete anche quanto ben gestita sia la prospettiva, quanto credibile questo spazio in termini prospettici sia, e quale perfetto ritmo di forma e colore guidi lo sviluppo di queste meravigliose architetture. Ora consentitemi un balzo azzardato di circa 1500 anni, ma in un clima, quello dei primi del Cinquecento, grande riscoperta delle vestigia del mondo antico, un artista come Raffaello Sanzio, cioè non solo il più importante artista del Rinascimento, ma davvero uno degli artisti più importanti in assoluto per la storia dell'arte, maturava una consapevolezza sempre più specifica, sempre più raffinata dell'antichità classica, tale da consentirgli di proporsi come pittore archeologo. Questa espressione è già ritornata, no? nei precedenti incontri. Ad esempio, nello scorso incontro, quello di Arianna Latini, avete capito bene come Raffaello costruisca la figura di Santa Cecilia su uno studio filologico rigoroso delle sue fonti, cioè i mosaici paleocristiani romani. In questo caso ci troviamo nelle cosiddette logge vaticane, cioè tre ambienti per l'appunto loggiati corrispondenti ad altrettanti piani del Palazzo Apostolico. In questi ambienti, a partire dal secondo piano, Raffaello e la sua bottega affrescano le volte, che in questo caso vi sto mostrando a sinistra la terza e a destra l'undicesima volta, rispettivamente con Storie di Noè e Storie di David. E notate come qui compaia un'architettura, un colonnato che incornicia le scene, un colonnato prospettico perfettamente scorciato che si staglia contro il cielo. Ma vedete anche come le storie sono autonome, slacciate dalle architetture, sono come delle pitture da cavalletto riportate sulla superficie concava del muro, no? Certo, quindi sì, prospetticamente corrette, perché lo sguardo dal basso potesse correggere la figura e la distorsione imposta alla figura dalla forma della parete, capite bene, ma sono svincolate dall'architettura. Perciò ci riferiamo ad esempi come questo, piuttosto che come quadrature, ma come quadri riportati. Circa negli stessi anni, un paio d'anni più tardi, tra il 1518 e il 1519, Baldassarre Peruzzi, una figura chiave non solo per l'architettura, ma
in generale architetto pittore di grandissima qualità, senese di nascita, lavora per il suo concittadino residente in Roma, il ricchissimo banchiere Agostino Chigi, alla Villa Farnesina, villa realizzata su progetto di Peruzzi stesso, progetto basato sulla rilettura, no, dei prototipi della villa suburbana romana. In questa sala che prende il nome di Sala delle Prospettive proprio per i lavori di Baldassarre Peruzzi, vedete, il pittore realizza questi balconi illusionistici che sfondano letteralmente la parete, proiettando lo sguardo su due vedute, una a sinistra. Adesso non so se ho il puntatore attivo, direi di no, provo ad attivarlo con il laser, puntatore laser, eccoci, ecco qui, a sinistra una veduta ideale sulla campagna e a destra una veduta reale su Roma che qui vi mostro più da vicino. Un ambiente, capite che questo ambiente è perfettamente, la prospettiva è perfettamente gestita, ma occorre posizionarsi in un punto specifico perché l'illusione, no, stia in piedi. Appena ci si sposta poi inizia ad indebolirsi l'effetto illusionistico tentato da Peruzzi. Ma capite anche però che in questo caso la pura architettura, un'architettura autonoma, fa da vera protagonista di questi affreschi. E non è un caso che furono proprio, ecco, veniamo un po' a Bologna, due figure chiave non solo per la storia dell'architettura, ma in generale anche per la pittura a Bologna, due artisti che ebbero contatti fruttuosi con Baldassarre Peruzzi, ad occuparsi di quadratura, di prospettive dipinte, di architetture dipinte. Mi sto riferendo a Sebastiano Serlio, bolognese più anziano, e a Jacopo Barozzi da Vignola. In questo caso vi sto mostrando il frontespizio della prima edizione delle Regole Generali di Architettura. E in verità questa non è la prima edizione, perché le due regole della prospettiva invece di Jacopo Barozzi da Vignola furono per la prima volta pubblicate nel 1583, questo è il frontespizio della prima riedizione, se Sebastiano Serlio nei modi di dipingere trompe-l'œil illusionistici accenna solo in verità alle modalità che il pittore deve seguire, suggerendo lui di conformare il contenuto della rappresentazione alla struttura della stanza di destinazione. In Jacopo Barozzi da Vignola, nello specifico nell'edizione postuma, per l'edizione dell'83, un'edizione postuma pubblicata da Ignazio Danti, vescovo e colto matematico, ci viene presentata nella sezione dedicata al modo di fare le prospettive nei palchi e nelle volte che si veggono di sotto in su, ci viene presentato uno studio prospettico, a dati assai precoci, perché è anche datato 1562. Questa prospettiva doveva essere stata dipinta da Tommaso Lauretti per Palazzo Bizzani a Bologna. Tommaso Lauretti era un architetto e pittore, anche egli siciliano di origini, attivo a Bologna proprio sul principio degli anni 60 del Cinquecento, e il lavoro più noto che tutti voi conoscerete è proprio la progettazione della Fontana del Nettuno, poi, come tutti sapete, ornata con i celebri bronzi di Gian Bologna. Ma Lauretti aveva anche dipinto in Palazzo Bizzani una quadratura che aveva per soggetto una apoteosi di Alessandro Magno, e vedete come, ecco, a date davvero precoci questa traduzione grafica di un affresco perduto è davvero capace di restituirci la complessità e la capacità del pittore di gestire un lavoro prospettico così complesso. Ma un secolo più tardi, nel 1683, il dibattito su questi temi a Bologna è ancora vivacissimo, e voglio darvene conto mostrandovi questo trattato dal titolo divertente, cioè I paradossi per praticare la prospettiva senza saperla, scritto da Giulio Troilides Pilamberto.
tutto. Vedete in questa incisione che vi mostro l'autore, che questo è proprio un trattato manualistico, cioè si danno proprio delle istruzioni precise al pittore su come realizzare queste prospettive, e vedete è riportata qui una quella che chiamiamo restituzione prospettica, cioè la traslazione sul piano del soffitto della volta di un'architettura reale, quella che vedete in basso, o quantomeno inquadrata frontalmente. Ma vi chiederete perché sto annoiandovi con questa piccola storia di trattati architettonici, che funziona in effetti da preambolo per l'argomento odierno, perché vorrei provare a restituirvi davvero il clima di un'epoca, durante la quale, cioè il 600, riflessioni di questo tipo sui temi dell'inganno, della meraviglia, dello stupore, sono assolutamente centrali, anzi potremmo dire con buona pace di tutti che sono i caratteri dominanti di quel momento storico. Barocco è un'espressione certamente che può avere molte declinazioni, tante quante sono le culture figurative italiane a volerci spingere oltre, tante quante sono le personalità artistiche attive in quel periodo, ma certamente questi temi sono davvero determinanti, davvero cardinali, queste riflessioni sulla quadratura si intrecciano in maniera un po' inestricabile, inevitabile, con la storia del teatro e ancor meglio con la storia delle scenografie dipinte. E qui vi mostro a titolo esemplificativo ma significativo per il discorso odierno il teatro della Pilota, il teatro Farnese, realizzato per volontà di Ranuccio Farnese a partire dal 1618 e poi inaugurato 10 anni dopo, nel 28, da Odoardo, figlio di Ranuccio, in occasione delle sue nozze con Margherita de' Medici. Perché vi sto mostrando proprio il teatro Farnese? Perché in questo contesto è documentato, a date assai arretrate, il fondatore della scuola bolognese di quadratura. Un nome che da adesso in poi sarà molto ricorrente in questa presentazione, Girolamo Curti, detto il Dentone. Girolamo Curti però in questo cantiere non è documentato come pittore di quadrature, anche se gli studi hanno rintracciato traccia del suo intervento, ma come pittore di scene dipinte. E vedete, i quadraturisti sono quasi sempre, perlomeno i grandi quadraturisti, i personaggi chiave della nostra storia, sono quasi sempre anche scenografi, e proprio perché le due storie viaggiano in parallelo. Ma il clima di quest'epoca è talmente intriso di queste riflessioni che queste si spostano chiaramente anche sulla storia della letteratura. Certo, è, come dire, celeberrima la terzina di Giambattista Marino, il fondatore della poetica barocca, no? È del poeta il film La Meraviglia, potremmo sostituire al poeta il pittore, lo scultore, no? E parlo dell'eccellente, non del goffo, chi non sa far stupir dalla striglia. Rileggendo un saggio del 1988 di Ezio Raimondi sulla letteratura a Bologna all'età di Guido Reni, un saggio peraltro ricordato in tempi più recenti anche da Eugenio Riccomini, questa cosa che trovavo molto divertente. Matteo Peregrini, che è un erudito bolognese, suggerisce nel 1639 allo scrittore, al poeta, di ricercare il dilettevole e il bello attraverso la prospettiva ingegnosa, guardate bene, fondata su un grande appoggio di realtà. Trovavo questa cosa davvero, oltre che divertente, efficacissima, perché pare che Peregrini stia dicendo allo scrittore di scrivere come il pittore avrebbe dovuto dipingere una quadratura, cioè con la prospettiva ingegnosa fondata su un appoggio di realtà, cioè sempre a partire dalle caratteristiche, perlomeno in una fase iniziale. Poi queste architetture diventano sempre più mirabolanti, sempre più slacciate dall'architettura reale, però almeno a queste date, partendo dalle caratteristiche strutturali dell'invaso architettonico.
E giungiamo finalmente a Bologna. Giungiamo a Bologna, io vorrei provare attraverso Pellegrino Tibaldi a mostrarvi quelle che sono un po' le premesse bolognesi per quanto riguarda la storia della quadratura. Pellegrino Tibaldi, sapete, anche di pittore e architetto originario della Valsolda, che è attivo a Bologna, è uno dei principali tramiti della maniera a Bologna. Durante la visita del mio collega Luca Annibali in San Giacomo Maggiore, ad esempio, avete visto gli affreschi della Cappella Poggi, per chi c'era, chiaramente. E sempre per la famiglia Poggi, per il cardinal Giovanni Poggi, Pellegrino Tibaldi ha date precocissime, cioè intorno al 1551 dipinge una delle primissime, se non la primissima, quadratura della rintracciabile in città. Un affresco, vedete, per un ambiente privato, un salotto da ricevimento del Poggi, che doveva sì in principio avere in questo squarcio di cielo centrale la scena di una caduta di Fetonte, quindi la figura era presente, ma capite bene, se anche oggi ci fosse e fosse apprezzabile, capite bene che l'architettura è assolutamente dominante. E visto che oggi sono molto rovinati, ve lo pongo a confronto con un'incisione settecentesca per aiutarvi nella lettura di quella che doveva essere la primigenia bellezza di questo affresco. Ma Tibaldi dipinge anche, sempre al piano terra, la prima stanza sulla destra, questi affreschi meravigliosi con le storie di Ulisse. Capite che il riferimento è di nuovo Raffaello, cioè qui ho scelto uno dei due affreschi delle Logge Vaticane che abbiamo visto prima. Proprio la struttura è similissima, un porticato, un colonnato prospettico che incornicia la scena, e poi le scene, i quadri riportati, cioè le storie di Ulisse come quadri riportati. Ma vedete anche che Pellegrino Tibaldi inserisce la figura umana che si intreccia all'architettura, anzi, meglio ancora, sta appollaiato, questi nudi stanno appollaiati sull'architrave, sono scorciati arditamente di sotto in su. L'esperienza di Pellegrino Tibaldi, certo, è un'esperienza però limitata. Giungiamo ora invece all'analisi della vera storia protagonista di oggi, della quadratura. Come vi dicevo, partendo proprio da Girolamo Curti, dal Dentone. Se ve lo state chiedendo, provo a strapparvi un sorriso, detto il Dentone, proprio per un difetto fisico, diceva Malvasia, sporgea gli due grossi denti dalle labbra, ma non deve stupirvi questa cosa, perché nella letteratura artistica ci sono un'infinità di casi di artisti che sono ricordati attraverso dei soprannomi che ne stigmatizzavano un difetto fisico. Ecco, a Bologna mi viene in mente, ecco, benissimo, avete già risposto, il Guercino, o Jacopo Calvi il Sordino, insomma, siamo pieni davvero di questi esempi. Ma Girolamo Curti giunge tardi alla pittura, dopo un lavoro in Filanda, poi fa il campanaro per i Padri di San Martino, e a un certo punto intercetta la bottega di Cesare Baglione, un pittore attivo a Bologna, un manierista attardato, di cui vi mostro però questo affresco, che forse qualcuno di voi ha visto, anche se non ci si è soffermati durante la visita in San Giacomo Maggiore, all'altezza dell'ingresso del deambulatorio a sinistra. Vedete, Baglione in questo caso dipinge questa figura di un angelo che sostiene una colonna, forse un'allegoria della fortezza, ma non mi ci soffermerei, piuttosto dipinge un colonnato, qui se ne vede solo una metà perché è molto complicato fare la foto, bisogna schiacciarsi contro il Bartolomeo Cesi che sta di fronte, però capite bene che lo scopo di questo colonnato è quello di rendere profonda prospetticamente la scena. Ma Baglione non è un pittore che ha questa grande invenzione, e poco dovette dare a Curti, al suo allievo Girolamo Curti, se non forse il gusto, l'attenzione per delle architetture scabre, davvero semplici, semplificate, certo un gusto che Curti poi porta ad estreme conseguenze. Ma nella bottega di Baglione Curti ebbe modo di intrecciare i primi contatti con un importante pittore bolognese, Leonello Spada, poi membro dell'Accademia degli Incamminati, argomento sul quale fra poco torneremo perché è uno degli aspetti centrali poi di
qualsiasi storia della pittura a Bologna bisogna passare sempre a un certo punto per l'Accademia degli Incamminati, cioè quel luogo fondato dai Caracci, dai tre cugini, Ludovico, Agostino ed Annibale nel 1582, per dare corpo didattico ai precetti che andavano propugnando in pittura, e cioè un nuovo naturalismo fondato sull'osservazione del dato naturale, anche della più frugale quotidianità. Il ritorno a una compostezza classica di raffaelliana memoria, ma l'aderenza anche ai precetti del Concilio di Trento, imposti all'arte dal Concilio di Trento, quindi l'adozione di una maniera chiara, limpida, capace di essere efficacemente didattica, cioè di semplificare la lettura dei soggetti sacri anche per un pubblico non colto. Ecco, vi mostro ora quella che è probabilmente, uso il probabilmente perché poi non è mai, a dir così non si è mai sicuri, ma probabilmente una delle prime quadrature dipinte a Bologna in un ambiente sacro. Ci troviamo nell'ex convento di San Francesco, cioè quel corpo di fabbrica che affaccia su Piazza Malpighi e che a seguito delle soppressioni è poi passato nelle proprietà dello Stato e oggi per metà diviso tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Ve lo dico però perché è un luogo liberamente visitabile, cioè se siete curiosi e volete andare a vedere questa quadratura potete liberamente entrare. A me l'hanno fatto fare per fotografarla e mi hanno detto che se volete entrare non c'è nessun problema. In capo allo scalone che conduceva al primo piano di questo convento, Curti dipinge una quadratura assolutamente eccezionale. Cioè è uno spazio pittorico questo che non ha precedenti a Bologna, un'architettura purissima, cioè è epurata dalla presenza umana se non fosse per le tracce di questi finti busti ritratto di santi che si trovano a coronamento di queste nicchie ovali in cima ai pilastri, no? Che vedete che sostengono una volta a crociera aperta, un'apertura che ci permette di lanciare verticalmente lo sguardo su una eccezionale cupola ottagona aperta su un lucernario balaustrato che poggia su una struttura che in architettura chiamiamo tamburo, no? In questo caso un tamburo con finestre timpanate dal sapore classico. E questo affresco che Curti realizza forte anche di un'esperienza romana. A queste date Curti era già stato a Roma, aveva visto non solo l'antichità classica, ma aveva avuto modo di approfondire gli sviluppi circa paralleli che stava vivendo una città come Roma. Perché se Bologna è un laboratorio sperimentale, e almeno fino a certe date, diciamo in senso generico il secondo Seicento, un luogo di riferimento per questa tipologia pittorica, certo è che riflessioni molto simili e esiti anche raffrontabili si stavano svolgendo parallelamente in una città come Roma, ma anche Venezia in un certo senso, anche se a Venezia, come forse già saprete, l'affresco non attecchì mai come tecnica per regioni eminentemente conservative. Un anno più tardi, nel 1626, Curti completa anche le quadrature per l'oratorio di San Rocco, l'oratorio di San Rocco al Prato. E realizza appunto questi colonnati prospettici, questi sfondati prospettici che poi saranno completati dalle figure di Angelo Michele Colonna. Su Angelo Michele Colonna torneremo, non mi ci soffermo ora perché è il più importante allievo di Curti, ma il protagonista della stagione matura della quadratura e in assoluto uno dei quadraturisti più influenti, anche se poi crebbe come figurista, ha una formazione probabilmente mista, stando agli studi, ma sviluppò poi una naturale inclinazione per la figura. Però è davvero la figura chiave non solo a Bologna, ma anche in altre culture figurative italiane ed europee. Anzi, è l'artefice dell'esportazione di una sperimentazione avvenuta a Bologna altrove. Ma su Colonna torneremo. In quegli anni Girolamo Curti, forse a causa di una malattia di Colonna che l'aveva reso inabile al lavoro per un periodo limitato di tempo, collabora ad esempio con Lucio Massari.
Lucio Massari è un'altra figura chiave della maniera carraccesca a Bologna, anche egli membro dell'Accademia degli Incamminati chiaramente aderente ai modelli carracceschi, specie almeno in questo caso quelli di Annibale. Ma e qui provo a darvi conto della formazione di Lucio Massari, ponendo a confronto la figura del vecchio conturbante con una figura assai simile che si ritrova nell'elemosina di San Rocco, oggi alla Gemälde Galerie di Dresda. Ma è l'architettura ad essere davvero sorprendente, non che queste figure non siano meravigliose. La scena è quella della disputa di San Cirillo, cioè il dibattito sull'unicità di Dio e la eresia ariana. Queste architetture sono davvero, anche in questo caso, davvero un po' senza precedenti. Cioè, possiamo spiegarcele davvero non tanto con i confronti con altre pitture, capendo che Curti doveva aver davvero letto e compreso benissimo i trattati che vi ho mostrato prima, Serlio, ma soprattutto Vignola. E la comprensione profonda di questi argomenti lo porta a realizzare uno spazio arioso ma monumentale e perfettamente gestito in termini prospettici. E concludiamo questa prima sezione dedicata a Girolamo Curti mostrandovi il capolavoro dell'artista, cioè la quadratura per la sala urbana di Palazzo d'Accursio. La commissione la facciamo risalire a Bernardino Spada, legato pontificio di Urbano VIII, cui la sala è dedicata, a Bologna tra il 1627 e il 1630. In questo caso i lavori vengono proprio completati nel 1630, e vedete come ritorna, adesso state già abituando lo sguardo, no? Quindi lo stile tipico di Curti, un affresco dove la pura architettura è dominante, ma qualcosa sta già cambiando. Cioè a questa architettura si sommano dei dettagli aggiuntivi, un gusto per la decorazione più ricca, ma certo la collaborazione con Angelo Michele Colonna si fa più intensa e vedete comparire una serie di dettagli, di stucchi e stucchi dorati che ornano alcune superfici. Ma vedete anche come in effetti però il cielo si è ridotto a inquadrato da piccolissime aperture. Volevo però che provaste ad avvicinare lo sguardo ad un dettaglio, perché queste quadrature, per quanto scenografiche e bellissime da guardare nella loro interezza, a un certo punto è necessario davvero avvicinare lo sguardo e cogliere degli aspetti che solo in questo modo riusciamo ad afferrare. Poche settimane fa, fotografando proprio questo affresco, pensavo alla bellezza di questo vaso di fiori. È un vaso di fiori che non è solo un artificio prospettico, cioè un elemento che permette di amplificare il senso di verticalità di questo spazio. È anche la scusa per immaginare questa architettura tutt'altro che morta. E mi veniva da pensare che questi fiori, per essere così verdi, così rigogliosi, queste foglie per essere così verdi, fosse necessario che qualcuno innaffiasse i fiori. E questo mi ha permesso di immaginare una vita segreta, non una vita che ci è negata allo sguardo, ma che oltre le architetture che possiamo vedere, possiamo però immaginare. E alla luce di questa riflessione mi sembrava che un ambiente già di per sé bellissimo acquisisse anche un fascino, ulteriore. Nel 1632, due anni dopo questa quadratura, Girolamo Curti, il Dentone, muore lasciando incompleta l'impresa decorativa per la chiesa di San Biagio a Modena, che sarà poi completata dal suo allievo Angelo Michele Colonna. A queste date, peraltro, Curti non lavora solo con Colonna, ma con un allievo importantissimo, Agostino Mitelli, bolognese, a differenza di Angelo Michele Colonna, che era comasco di origine, di Rovenna, nei pressi di Cernobbio. Sugli anni 30 sono una triade, lavorano come una triade altamente specializzata.
Morto però Curti, chiaramente la collaborazione tra Colonna e Mitelli si fa intensa. Si fa intensa e giunge per i due pittori la primissima importante commissione, che non è però a Bologna, ma a Firenze, e non in un ambiente sacro. Ma voglio lo stesso mostrarvela. Io oggi ho cercato di concentrare l'attenzione sugli spazi sacri a Bologna, ma è necessario, come avete già visto, anche parlare di decorazioni nei palazzi, perché sono momenti di passaggio davvero, davvero cardinali in alcune occasioni. Nel 1637, morto l'anno prima Giovanni da San Giovanni, il più importante frescante fiorentino di primo Seicento, il quinto granduca di Toscana, Ferdinando II, contatta Angelo Michele Colonna, che gli era già noto peraltro, per un lavoro alla villa di Montemurlo che era di proprietà di Giovancarlo, il fratello di Ferdinando II, contatta Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli per affrescare tre ambienti al pian terreno di Palazzo Pitti. Ora, gli studi oggi sono, diciamo, incerti sul reale peso che Agostino Mitelli ebbe perlomeno in questa prima sala, cioè la sala dell'udienza pubblica, ma siamo certi che ebbe un peso assolutamente rilevante nelle quadrature della terza sala, cioè la sala dell'udienza privata. La seconda non ve la mostro perché mi mancavano delle fotografie buone. E vedete come siamo a 10 anni di distanza dagli affreschi della sala urbana a Bologna, ma queste architetture dimostrano già uno sviluppo incredibile. Si fanno più complesse, più ricche e più animate. Agostino Mitelli, e questa è una caratteristica davvero di questo quadraturista formidabile, riesce ad incastrare quadrature nelle quadrature, cioè ambienti illusionistici che nascono all'interno dell'affresco. Vedete qui come questa volta a Crociera si intrecci ad altre architetture prospettiche, ma è tutto solo pennello. Cioè, quello che vedete è tutto inganno dipinto. E l'altra cosa che si nota, ma per farvelo notare bene vorrei di nuovo che avvicinaste lo sguardo a questi affreschi, la figura umana entra in maniera teatrale, in maniera sorprendente all'interno di queste quadrature. Torno un attimo indietro, sono ricchissime di puttini che si trastullano con le ghirlande fiorite, di personaggi che compaiono qui e là come se fossero proprio comparse che escono da una quinta teatrale. E questo dettaglio, che è uno dei miei preferiti, che vi porto appunto alla visione ravvicinata di questo bimbo o paggetto che prova ad afferrare una scimmietta legata ad una colonnina. Qui invece vi mostro il dettaglio dell'oculo della prima sala, la sala dell'udienza pubblica, che Angelo Michele Colonna affresca con questa sorprendente allegoria del tempo che solleva la giustizia e scaccia l'inganno. E vedete il senso, provo a fare lo zoom, sperando che funzioni, e vedete, ecco, c'è questa figura incredibile, forse sembra quasi lo stesso paggetto che prima abbiamo visto, no? A ciuffare la scimmietta, che compare in mezzo a questo doppio ambiente loggiato, ma è certo, è anche di nuovo un artificio, cioè ci dà il senso della verticalità, della profondità verticale di questi spazi. E aumenta quel senso di meraviglia, di inganno sul quale già molto è stato detto. Ma ritorniamo all'intero, temevo di non riuscire, e vi mostro invece più in dettaglio il soffitto della sala dell'udienza privata con l'apoteosi di Alessandro Magno. In questo caso vado rapidamente, vorrei che notiate la capacità che i pittori hanno non solo di creare un ambiente verticalizzato in maniera davvero eccezionale, senza precedenti, ma da questa foto mi sembra traspaia benissimo il modo in cui è gestita l'illuminazione badate, solo interna, cioè non c'è luce naturale che sta giocando con la luce dipinta, è solo luminosità interna. Quella
di questa lama di luce sullo sfondo dell'apoteosi di Alessandro, ma anche la luce finta che taglia proprio in diagonale questo soffitto, mettendo in risalto una zona in luce, una zona in ombra, una zona in luce dove gli stucchi dorati risplendono toccati dall'ingresso della luce e dove si spengono poi nell'angolo opposto, proiettando peraltro le ombre di queste deliziose colonne in marmi verdi e capitelli dorati, tutto a rendere davvero incredibilmente realistica l'illusione, il trompe-l'œil che ci si para dinanzi agli occhi. Ma la grande impresa in ambiente sacro a Bologna avviene pochi anni più tardi. Nel 1941 sono completate le operazioni a Palazzo Pitti e tra il 54 e il 55 la coppia formidabile di pittori è contattata dalla Confraternita del Rosario, cioè quella confraternita che aveva assunto il giuspatronato della Cappella del Rosario in San Domenico, nella chiesa di San Domenico a Bologna. Una cappella di fondazione tardo-quattrocentesca che nel secondo Cinquecento inizia ad essere riallestita per volontà di questa confraternita nata in seno all'ordine dei Domenicani e nel 54 viene stipulato il contratto con i due pittori, un contratto che trasforma questo ambiente e lo rende davvero quasi una chiesa nella chiesa. Agostino Mitelli, Angelo Michele Colonna, in questo caso davvero si superano. Forse in particolar modo il lavoro davvero sorprendente qui è proprio quello di Mitelli. E che con questa foto, che davvero rende giustizia alla bellezza di questi affreschi, certo se li vedete oggi con le luci, con l'illuminazione della cappella, non è così bello, però mi piaceva provare insomma, a trasferirvi un'immagine più luminosa di questo luogo. E vedete che Colonna realizza un'architettura barocchissima, estremamente fantasiosa, che è sottolineata dalla presenza di una cupola polilobata che si apre su un'apertura quadrilobata, su uno squarcio di cielo illuminato da una luce calda, meridiana, dove Angelo Michele Colonna dipinge un'apoteosi della Vergine. Bologna, vedete, è una città che non è mai barocca, non è mai barocca nella sua esteriorità. È una città che è prima radicata, no? sulle sue radici, ecco, per l'appunto, perdonate il gioco di parole, medievali, poi aggrappata alle sopravvivenze rinascimentali, poi, come vedrete, nel Seicento in pittura è il classicismo a farla da padrone. E poi nella prossima conferenza, che colgo l'occasione per ricordare, di Federico Abate, capirete come tra 8 e 900 si assiste a un revival medievalista. Ma Bologna ha in verità un volto barocco. Il volto barocco di Bologna occorre andarlo a cercare nelle chiese e nei palazzi, nei quali i quadraturisti bolognesi hanno sempre dipinto delle architetture solo immaginate, mai realizzate, solo immaginate, ma che certo tecnicamente esistono. Quindi c'è un volto nascosto nella pagina interna della nostra città, dico la nostra perché ormai la vivo come fossi un bolognese d'adozione. E volevo anche farvi notare come per la figura, qualche dettaglio più tecnico ma che spero vi soddisfi lo sguardo, come per la figura dell'apoteosi della Vergine Angelo Michele Colonna riutilizzi un prototipo che aveva già sviluppato 30 anni prima nella chiesa di San Biagio a Modena, cioè quel cantiere solo nominato e ancora non visto dove muore il dentone, no? E concluso poi da Colonna. Ma proprio preparando questo PowerPoint, no, per questa presentazione, mi veniva anche da pensare che probabilmente dietro c'è possa esserci un'invenzione reniana. Qui vi porto come confronto questa assunzione. Ho scritto apoteosi in verità perché avevo copia e incollato le didascalie, è un'assunzione della Vergine, non è una vera e propria apoteosi, è per una scena molto ristretta, realizzata intorno al 1637 da Guido Reni e oggi nella Holkham Hall nel Norfolk. Guido Reni, capite, è il pittore più importante del Seicento, non solo bolognese, è il pittore più pagato, più ambito, forse anche più di Caravaggio, pagato sicuramente di più, e capite bene come i pittori a Bologna, ma anche altrove, tentassero di aggiornarsi, no, sulle novità promosse dal loro illustre concittadino, dal divin Guido.
Ma dopo l'impresa in San Domenico, i due pittori, Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli, giungono in Spagna. In verità, già dal 1650, per tramite di Diego Velázquez, Filippo IV aveva richiesto la presenza dei due bolognesi in Spagna per affrescare l'Alcazar. I due pittori si trasferiscono effettivamente proprio tra il 56 e il 57 e realizzano degli affreschi tra i vari proprio all'Alcazar che sono oggi perduti, perché sappiamo che quel luogo fu distrutto durante il regno di Filippo V nel 1734 da un incendio. Però capite che come a Firenze, ecco questa cosa, forse sono andato veloce, non l'ho detta, ma colgo l'occasione per dirla, come a Firenze I due pittori sono capaci di impiantare una scuola di quadratura, cioè di condizionare gli esiti della pittura fiorentina. Altrettanto fanno all'estero e quindi in Spagna. Capite che le esperienze che venivano maturate a Bologna vengono esportate e i bolognesi in questo furono davvero dei maestri indiscussi. Cioè i frescanti fiorentini successivi, penso a Jacopo Chiavistelli, solo per dirvi un nome, lavorano ancora sull'esempio di Colonna e di Mitelli e questa esperienza è esportata anche all'estero. Ma nel 60 a Madrid Agostino Mitelli muore e Angelo Michele Colonna ha bisogno di un nuovo fidato compagno quadraturista e lo trova in Giacomo Alboresi, che era stato allievo di Agostino Mitelli. Capite che la scelta è fisiologica anche perché permette a Colonna di avere quella continuità necessaria per lavorare in coppia, cioè i due pittori avevano bisogno di un forte feeling, capite, nel lavoro, che è un lavoro estremamente complesso, e scelta migliore non poteva essere quella dell'allievo Giacomo Alboresi, l'allievo di Mitelli Giacomo Alboresi. E di ritorno dalla Spagna, Colonna realizza la sua ultima impresa decorativa in ambiente sacro a Bologna, cioè gli affreschi della chiesa dei Santi Bartolomeo e della navata dei Santi Bartolomeo e Gaetano, con storie di San Gaetano Thiene, il fondatore dell'ordine dei Teatini, che a partire dal 1599 avevano acquisito la chiesa e avevano iniziato a commissionare un ciclo di affreschi celebrativo del fondatore del proprio ordine, che viene completato 4 anni prima dell'effettiva canonizzazione di San Gaetano Thiene, cioè svelati nel 1667. Vedete che queste quadrature sembrano solo all'apparenza ricchissime, ma in verità, se proviamo a spogliarle da tutti i loro apparati decorativi, dagli stucchi, la struttura disegnativa proprio è in verità assai più semplice di quelle appena viste, sono assai meno mirabolanti e sembrano quasi retrospettivi, no? Sembrano quasi guardare ai lavori vecchi quasi di 40 anni di Girolamo Curti a Palazzo d'Accursio. Ma qui proseguo mostrandovi due dettagli, cioè in controfacciata San Gaetano Thiene, le virtù teologali, e in prossimità della cupola San Gaetano Thiene che abbatte l'eresia, per poi tornare sulla scena centrale di Cristo che appare a San Gaetano. Ma quello che voglio davvero mostrarvi è il confronto con una volta circa coeva dipinta a Roma da Pietro da Cortona, cioè il più importante frescante del Seicento. Frescante che peraltro aveva lavorato a Palazzo Vitti proprio negli stessi anni, aveva perlomeno nella fase in cui già lavorato a Palazzo Vitti, ma nella fase in cui intervengono Mitelli e Colonna, stava lavorando agli affreschi di ambienti privati al primo piano. E Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli guardano chiaramente a Pietro da Cortona, al loro illustre contemporaneo. Però voglio, perché vi mostro questo confronto? Vi mostro un confronto che secondo me con... Certo, la qualità di Pietro da Cortona è elevatissima, inarrivabile, vi sto mostrando questo confronto perché credo che da un certo punto di vista sia capace di revitalizzare delle architetture forse solo all'apparenza spente. E perché? Perché se le scene centrali sono comparabili in termini compositivi, no? Vedete la figura del santo con la scala, l'apparizione divina, la Vergine da un lato, Cristo dall'altra, ma se a Roma questa scena è inquadrata da una cornice, da una cartouche circondata
da stucchi, però stucchi e stucchi dorati, a Bologna tutto è ancora in gamma pittorico, cioè non si ricorre mai al, alla competizione, potremmo dire, o comunque a lavori scultorei che interagiscano con le pitture, cioè tutto è ancora davvero solo pittura, e questo mi sembra una cosa davvero sorprendente, ma anche che ci dice anche qualcosa di intimo su quanto in questa città questi studi, questo tipo di pittura fosse importante. Vado rapido su questo confronto che voleva mostrarvi come ancora Colonna ricorra a moduli già ampiamente studiati a Modena in San Biagio. E piuttosto voglio farvi vedere un confronto che mi è funzionale e mi avvio anche alla conclusione. Un confronto con una pittura circa Coeva. L'immagine del Cristo, questo Cristo tonante, no? Che dico tonante proprio perché assomiglia poi a questo Giove, che entra nella scena della Gloria di San Gaetano, mi pare proprio davvero raffrontabile a un affresco dipinto pochi anni più tardi da Domenico Maria Canuti a Palazzo Pepoli Campogrande, parte dell'apoteosi di Ercole che sta al centro del Salone d'Onore. Un affresco che forse molti di voi avranno già visto, Ma chi era però Domenico Maria Canuti? Canuti è un pittore profondamente diverso da Angelo Michele Colonna, benché sia un personaggio chiave nel secondo Seicento, specie quando la pittura di Colonna inizia a farsi un po' stanca, si forma, a differenza di Colonna, proprio come, non come figurista, ma come pittore in senso stretto. E lavora, è molto, la sua carriera è condizionata dal rapporto con la famiglia Pepoli. Rodrigo Pepoli lo introduce alla bottega di Guido Reni, nella quale resta finché Reni non muore nel 42. Poi a Roma è vicino ai bolognesi che stanno a Roma, specialmente Alessandro Algardi, e a Roma dipinge un'importantissima quadratura con un quadraturista svizzero di formazione bolognese, Enrico Hafner, dipingono la volta di Santi Domenico e Sisto. Ma a Bologna l'avvio dell'attività, di frescante con la collaborazione di un quadraturista di Canuti si rintraccia proprio nell'apoteosi di Ercole per il Salone d'Onore di Palazzo Pepoli. Vedete qui anche proprio da un punto di vista cromatico, questa scena è ormai brillante oltre ogni modo, e notate anche come le architetture sempre più sofisticate, sempre più complesse, inquadrano una scena che non resta confinata dallo spazio di questa cornice. Vedete qui in basso delle nuvole si intromettono, no? Sconfinano, ancora ad amplificare la qualità di questo ambiente. Vi faccio avvicinare lo sguardo a questo dettaglio, un dettaglio dal quale notiamo, ecco questa cosa che vi stavo dicendo, ma dettaglio dal quale notiamo anche la presenza di figure davvero strepitose che Domenico Maria Canuti dipinge per gli angoli di Palazzo Pepoli, figure che portano, e lo ripeto ancora una volta, si portano dietro tutta una tradizione che nei Carracci ha davvero la sua origine. Cioè, certo, il riferimento anche a quello di Tibaldi che è più antico, però capite come un secolo e mezzo più tardi questi modelli sono ancora vitalissimi ma reinterpretati, riletti, adottati, fatti propri, ma fondanti. È un aspetto questo sul quale tengo davvero a concentrare l'attenzione. Ma il primo importante ambiente sacro bolognese che Domenico Maria Canuti lo dipinge appunto con quell'Enrico Hafner di cui vi parlavo prima, cioè questo quadraturista svizzero che si forma a Bologna. Per Palazzo Pepoli Campogrande invece collabora con un altro quadraturista che si chiama Domenico Santi, soprannominato il Mengazzino. Ci troviamo negli ambienti dell'ex biblioteca del convento di San Michele in Bosco. In questo caso Canuti e Hafner realizzano uno spazio che è
certo più libero, più arioso e forse anche più monumentale, e uno spazio nel quale anche la figura umana acquisisce proprio una sua monumentalità, è più presente, ma sicuramente l'intenzione era quella di conformare le architetture dipinte alla natura proprio di questo spazio. E ancora una volta, come sempre nella vita, come spesso nella vita di Domenico Maria Canuti, una commissione legata alla famiglia Pepoli, il padre olivetano Taddeo Pepoli, che aveva già dagli anni 20 del Seicento avviato un lungo processo di ristrutturazione di questi ambienti, che poi vengono appunto tra il 1677 e il 1681 completati con queste pitture. Vi mostro solo la quadratura della prima volta per esigenze di rapidità. Questi affreschi allegorici assai complicati da leggere. Pensate che nell'81, quando furono svelati, si rese necessaria anche la pubblicazione di un opuscolo che spiegasse il significato delle allegorie, perché Taddeo Pepoli aveva davvero elaborato un programma iconografico sofisticatissimo. E questo affresco ha per soggetto i quattro umori dell'uomo, vedete, che stanno distesi su questo globo illuminato in controluce, agli umori corrispondono negli angoli allegorie degli elementi, l'acqua, il fuoco, l'aria, la terra. In San Michele in Bosco, però, nella chiesa in questo caso, e non nell'ex biblioteca, lavora anche Carlo Cignani. Davvero uno dei pittori più importanti di secondo Seicento in Emilia, e Carlo Cignani realizza, con la collaborazione di nuovo di questo quadraturista che avevo già nominato, Domenico Santi, il Mengazzino dei Sovrapporta. Qui ve ne mostro solo uno, con questi strepitosi puttini, reggicortina, che svelano dei tondi e che poggiano su architetture dipinte, su architetture illusionistiche. Ma perché vi sto mostrando questo dettaglio? Perché questa invenzione, che già le fonti dell'epoca ci dicono apprezzatissima dai contemporanei, evidentemente esercitano un fascino particolare sull'immaginazione di due pittori che sono oggi davvero molto sconosciuti, Domenico Baroni e Mauro Aldrovandini, che ripetono questa invenzione per l'oratorio di San Giovanni dei Fiorentini. Domenico Baroni e Mauro Aldrovandini Baroni è un pittore dilettante e un membro della confraternita di San Giovanni dei Fiorentini. Mauro Aldrovandini è un giovanissimo quadraturista. Qual è questo ambiente? È l'ambiente che si trova al piano superiore della cosiddetta Rotonda dei Galluzzi, la chiesa in corte dei Galluzzi, di antica proprietà di quella famiglia, poi acquisita, quanto bene in gestione, alla confraternita di San Giovanni dei Fiorentini, che raccoglieva inizialmente un nucleo di soli fiorentini, tessitori, vellutai presenti in città. Un ambiente che nel Cinquecento è profondamente rimodernato. Le operazioni si interrompono intorno al 1568, un secolo più tardi decidono di realizzare degli affreschi che è stesso Baroni, no, confratello e pittore dilettante, a volersi prendere in carico. E la cosa sorprendente non è tanto la qualità di queste pitture, che sono certamente, lo vedete anche voi, un po' più spente rispetto alle cose già viste, ma la volontà di conformare un ambiente con risorse economiche limitate rispetto alle grandi chiese bolognesi che in quegli anni venivano affrescate in maniera del tutto simile, ma di voler adattare questo ambiente, cioè renderlo paragonabile in termini decorativi, aggiornato in termini decorativi alle più grandi imprese che in città si andavano compiendo in quegli anni. E al centro vedete una gloria di San Giovanni Battista e lateralmente delle virtù, che stanno assise sotto degli ampi archi che un po' in effetti ricordano l'impaginazione dello spazio che abbiamo già visto in San Michele in Bosco. Ma questi affreschi, perlomeno nella porzione bassa, nel registro basso, vengono completati da Giuseppe Maria Rolli. Qui vi mostro due allegorie che risalgono, cioè completate entro il 1699, realizzate con il quadraturista Paolo Guidi. Antonio e Giuseppe Maria Rolli rappresentano l'ultima fase del nostro percorso. Giuseppe Maria Rolli, figurista, era un allievo di Domenico Canuti.
Capite che questa bolognese è proprio una tradizione che si tramanda di maestro in allievo, cioè se consideriamo Girolamo Curti l'avo, a seguire è davvero un lavoro tradizionale che si tramanda, in una continuità davvero sorprendente. E Giuseppe Maria Rolli, figurista, collabora con il quadraturista Antonio, che è anche suo fratello, e più anziano di circa sei anni. Antonio invece è allievo di Giacomo Alboresi, quindi raccoglie invece quell'eredità che viene da Mitelli, e siamo sempre, no, alla stessa storia. La grande impresa decorativa dei due Rolli sono gli affreschi in San Paolo Maggiore, cantiere che fu peraltro oggetto della visita di Luca Mattei, co-curatore di questi eventi dell'anno scorso, della passata edizione di Dacche Pulpito. In San Paolo Maggiore i soggetti sono chiaramente le storie di San Paolo, e nella fattispecie, nella parte centrale della navata, il discorso di San Paolo all'Areopago di Atene. In questo caso cerco di andare veloce, perché a questo punto non è tanto importante riflettere ancora su un'architettura che avete ormai imparato a vedere, ma farvi brevemente la storia di questa coppia di pittori che sono responsabili del passaggio ormai verso il Settecento. Perché questo cantiere non è molto ben documentato, ma sappiamo che nel 1696 Antonio, il quadraturista, cade dalle impalcature e muore. E questo determina il brusco interrompersi dei lavori, che a questa fase si concentrano solo sulla navata centrale. Ma che succede? Negli anni immediatamente successivi, Giuseppe Maria, il fratello, il figurista, con Paolo Guidi, che era allievo del fratello, quindi ritorna sempre questo discorso di tradizione che si tramanda, completa l'oratorio dei Fiorentini che abbiamo appena visto. E poi sono in Germania, a Rastatt, per il principe di Baden. Quindi ecco, ancora una volta, un caso di esportazione di modelli elaborati in questa città. Sono in Germania, rientrano in Italia intorno al 1717 e completano gli affreschi lasciati incompleti in San Paolo, in particolar modo la volta, con l'apoteosi di San Paolo e queste meravigliose figure allegoriche che rappresentano le religioni sui pennacchi che qui appena intravedete, e gli ambienti del transetto, ma soprattutto vi mostro la cupola, il catino absidale. Perché vi mostro il catino absidale? Perché voglio porvelo in confronto a Ludovico Carracci. Ludovico Carracci che si misura con un soggetto simile. Questo dipinto, vecchio di 120 anni rispetto agli affreschi che Giuseppe Maria Rolli realizza in San Paolo, in questo caso assistito da un figurista che si chiama Pietro Farina, ma non mi ci soffermo perché è davvero una figura minore. Vedete, ve lo mostro per quale ragione? Per ripetervi ancora una volta quanto 100 e più anni dopo il modello dei Carracci è assolutamente vitale, determinante per la pittura a Bologna. Ma vi mostro il confronto con Ludovico Carracci anche perché questo mi permette di tornare su un argomento dal quale Roberto Longhi, uno dei più importanti storici dell'arte del secolo scorso, parte per celebrare anche lui i quadraturisti bolognesi, dall'amoroso illusionismo dei Carracci. E scrive Longhi: ma come dimenticare che partendosi, ecco per l'appunto, ancora dall'amoroso illusionismo dei Carracci, furono proprio i quadraturisti bolognesi a creare e a moltiplicare la scena per lo spirito pomposo della folla barocca, sfumando così l'illusione nella vita stessa? Dal Dentone ai Bibiena, i quadraturisti e gli scenografi bolognesi forniscono palazzi incantati a mezza Europa. Ogni tugurio può ad libitum trasformarsi in una reggia. E c'è bisogno di aggiungere come questa tendenza si dilati nella vera architettura, nel volto stesso di Bologna sei- e settecentesca, moltiplicata di spazi, di sfuggimenti, di vedute cordiali per ogni parte? E io con questo avrei concluso. Grazie. Grazie anche per la pazienza.